Allora, ciao, ciao e buon pomeriggio, sono Lucia, Lucia Ritrovato, sono, non so, io non, mi devo presentare, mi sa, perché non è che, non guasta mai, 5 secondi di mini presentazione, tipo Alcolisti Anonimi, sono una giornalista da ormai quasi 10 anni, attualmente lavoro nell'ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione. E ho scritto però, ho fatto prima, ho lavorato per la carta stampata da Repubblica Messaggero, ANSA, la sede a Parigi, e poi passando per altri uffici stampa anche di associazioni come le ACLI. L'ultima esperienza fatta è appunto istituzionale, legata a due ministri importanti come Maria Stella Gelmini e Francesco Profumo, gli ultimi due ministri dell'istruzione e anche nell'ultimo mese l'attuale ancora Presidente del Consiglio Monti. Quindi diciamo il mio profilo è cambiato, cioè è stato prima abbastanza sul campo netto, insomma, perché mi sono occupata di immigrazione, cronaca, tutto spiano e politica nei giornali. Poi politica però a livello istituzionale. Questo fa già della comunicazione due ambiti diversi. Oggi io comincio e dividerei diciamo, il laboratorio in due modi. Facciamo un'ora dove parliamo di che cos'è un ufficio stampa, visto che è quello che faccio nell'ultimo periodo. E quindi come funziona un ufficio stampa, chi è un addetto stampa, perché è diverso dal giornalista della carta stampata. E come si organizza una conferenza stampa e un invito stampa, quindi tutto quello che riguarda l'importanza di avere un ufficio stampa. La seconda parte facciamo una cosa legata alla campagna elettorale, nel senso facciamo un'ora più su quello che è stato quest'ultimo mese di comunicazione, l'importanza della comunicazione nella campagna elettorale, perché dall'esperienza vissuta. Più che il voto degli italiani è la comunicazione che ha deciso il risultato elettorale. Poi vi spiegherò perché, anche se insomma, molti di voi probabilmente già lo sanno. Allora, facciamo però così, nel senso che io non voglio fare una cosa che sia pesante e pedurante, per cui vi spiego sostanzialmente come funziona un ufficio stampa, poi facciamo subito una prova pratica. Prendendo come esempio anche l'evento di oggi, come poteva essere comunicato e come potevamo fare un comunicato stampa, come poteva essere twittato, facebookato, tutto quello che si poteva fare e così capiamo praticamente come funziona. Allora, ho preparato delle slide che sono veramente, devo dire la verità, molto, molto così, nel senso è più una traccia. Per capirci, insomma, per seguire anche il filo. Ci siamo, sì. Allora, l'ufficio stampa che cos'è? Non so se. Innanzitutto mi faceva piacere sapere da voi perché siete qui, per curiosità, perché vi piacerebbe lavorare in questo campo, perché, non lo so, in futuro volete fare i giornalisti, non lo so, era una curiosità che secondo me è lecita per chi è dall'altra parte del tavolo. Aiutatemi in questo, vai, Mariano. Per curiosità. Cioè, ti piacerebbe. Ok. Altri? Così. Per curiosità, perché vi piacerebbe. No, infatti sì, è molto sciolto. Bellissimo. Cioè, proprio un tweet. Cioè, siete di conoscenza. altri? Cioè siete già nel mondo della comunicazione, per esempio? Sì, ok. Anche per sapere, cioè ho paura di dire delle cose che forse sono scontate o banali in questo senso, solo per questo, non è un interrogatorio, è anche per essere fluidi. Ci sono giornalisti? No, giornalisti no, però appassionati di. Sì, appassionati di comunicazione, comunque, in generale possiamo tradurre così. Allora, l'ufficio stampa lo possono avere tutti, lo può avere Mariano perché diventa
un leader importante a San Giovanni Rotondo perché decide di importare o esportare qualcosa e quindi decide di puntare sulla comunicazione di se stesso. Lo può avere appunto una pubblica amministrazione, un'associazione, un singolo parlamentare, un attore, un gruppo musicale, una casa editrice. Tutti possono avere un ufficio stampa e decidere di puntare sulla propria immagine. Che cosa fa un ufficio stampa in generale? Comunica con i media e con i giornalisti, perché vuole innanzitutto divulgare il maggior numero di notizie riguardo la struttura o la persona per cui lavora. Facciamo un esempio, il Ministero dell'Istruzione, che è un'istituzione, se non avesse l'ufficio stampa, non riuscirebbe a comunicare quasi nulla di quello che ha, cioè o di quello che fa. Dall'immagine del ministro, in primis, dalle dichiarazioni che si fanno del ministro, a, non so, come ultime notizie importanti che abbiamo trattato c'è il concorsone, o il TFA, o le iscrizioni online. Tutte informazioni che se l'ufficio stampa non avesse fatto un comunicato stampa non sarebbero mai arrivate al resto del mondo. Per cui l'ufficio stampa, per quanto mi riguarda, è quasi in questo momento più importante del ruolo di un giornalista. Vi spiego perché. L'importanza invece dell'ufficio stampa è quello che ti vende le notizie, te le propone. Se non ci fosse in questo senso l'addetto stampa che ti dice che Mariano ha deciso di investire sulle olive di San Giovanni Rotondo, nessuno, cioè nessuno nel mondo lo verrebbe a sapere. Quindi da questo punto di vista il ruolo del giornalista nel giornale è uno, nell'addetto stampa è totalmente un altro, perché è lui stesso che chiama i giornalisti e gli dice: oggi è nata un'importante associazione e facciamo questo, questo e quest'altro. Quindi spero che sia chiaro la differenza tra un giornalista di un giornale e quello che lavora invece in un ufficio stampa. Più o meno ci siamo? Più o meno. Ok. I compiti di un ufficio stampa quali sono? In primis fare comunicati stampa, cioè dare le informazioni che riguardano il personaggio, l'associazione o l'istituzione per cui si lavora, organizzare conferenze stampa, mantenere i contatti con i giornalisti e redigere una mail list tematica. Allora, sempre facciamo tre tipi di esempi di uffici stampa, dividendo da, non so, il cantante Jovanotti che decide di avere un proprio ufficio stampa, ce l'ha, è fondamentale. Un'istituzione come può essere il Ministero per quanto mi riguarda e un'associazione, per esempio Amnesty International. Sono tre ambiti totalmente diversi, tre ambiti che se non avessero dietro qualcuno che lavora sulla comunicazione sfonderebbero pochissimo. Allora, se Jovanotti fa un grande tour il 28 giugno che parte da Roma, lo sappiamo perché il suo ufficio stampa ha mandato un comunicato stampa e ha informato tutti i mezzi di comunicazione dicendo: parte il tour, c'è il nuovo album di Jovanotti, si parte da Roma dando tutte le curiosità possibili e immaginabili sul tour, sull'album nuovo, eccetera. E questo spacca perché arriva sui giornali. Se l'ufficio stampa di Jovanotti non avesse dato questa comunicazione, non ci sarebbe nessuno, tranne il giornalista che lo becca e gli chiede un'intervista. Quindi questo per capire l'importanza di una comunicazione. Stessa cosa per il Ministero. Quest'anno abbiamo appena concluso l'iscrizione online, una novità assoluta per il mondo dell'istruzione. Abbiamo dato dati su quanto si è risparmiato, i genitori non sono più andati, non hanno più compilato il foglio se non online. E questo, se noi non l'avessimo comunicato, A con un comunicato stampa, B con una conferenza stampa, non si sarebbe saputo e quasi sarebbe creato proprio un problema, cioè nel senso che i genitori non avrebbero saputo dove andare, come fare. Quindi il comunicato stampa serve anche per dare delle informazioni utili al cittadino. Importante, così la stessa cosa per un'associazione come Amnesty International, che può, non so, rispetto alle sue tematiche, comunicare e dare informazioni di qualsiasi tipo. Ci siamo, no? Più o meno? Sì. I ruoli, andiamo avanti, ci sono nell'ufficio stampa.
L'ufficio stampa di solito ha un capo ufficio stampa, se è un grande naturalmente ufficio stampa, e un tot di addetti stampa. Un ufficio stampa istituzionale come il nostro, per esempio, ha un capo ufficio stampa, tre addetti stampa, perché il ministero si occupa di scuola, università, ricerca, quindi devi essere totalizzante, quindi devi sapere il maggior numero di informazioni, devi sapere tutto su quelle tematiche. Ma ci sono anche uffici stampa che hanno 10 addetti stampa, insomma, cioè, è corposo, è nutrito. Ma un ufficio stampa può essere anche composto da un solo addetto stampa, assolutamente. Possono essere giornalisti, come non possono essere giornalisti, questo non è fondamentale. In più, come curiosità, per quanto riguarda il nostro, quello del Ministero dell'Istruzione, ha anche il portavoce del Ministro, che si unisce al ruolo dell'ufficio stampa, però riguarda, ed è una figura che noi tratteremo casomai in una prossima lezione, che riguarda come curare l'immagine di un profilo alto, come può essere quello di un ministro, come può essere quello di un presidente del consiglio, che cosa si fa quando si ha a che fare con questi personaggi, perché tu scrivi direttamente le dichiarazioni, e scrivi i testi, e quindi è anche lì un ruolo, insomma, molto ma molto impegnativo, anche perché le cose che fai dire a un ministro poi sono quelle che rimbalzano, e se il ministro o il presidente del consiglio dicono no, una stupidaggine, deriva dal proprio portavoce, che viene fatto fuori dopo un secondo praticamente. Allora, l'addetto stampa, però questo lo tratteremo perché è anche una cosa molto curiosa e molto divertente comunque come cosa da fare. L'addetto stampa deve innanzitutto crearsi una propria agenda di contatti e conoscere esattamente quale giornalista o caporedattore si occupa della materia. Della materia che può essere, per quanto mi riguarda, la scuola, l'università e della ricerca. Io devo sapere tutto di chi dentro Repubblica, dentro il Corriere della Sera, dentro il Corriere del Mezzogiorno, o il Messaggero, piuttosto che la stampa, devo sapere esattamente qual è il giornalista che si occupa di scuola, il caporedattore che si occupa di scuola, chi è, conoscere tutti i tempi di un giornale, perché io non posso andare dal giornalista e dire domani presentiamo, cioè alle 7 di sera, quando il giornale ormai si sta chiudendo, dire ah, c'è un aggiornamento sui dati dell'iscrizione online. No, la mattina tu li chiami, gli dici oggi devo lanciare un importante comunicato stampa, e tu che ti stai organizzando la tua giornata in redazione devi sapere che io ti manderò alle 3, per esempio, il comunicato con questa informazione, così il giornalista si prepara, lascia lo spazio ti garantisce la visibilità. L'addetto stampa deve essere preparatissimo naturalmente sul proprio tema, che sia la scuola, che sia, non so, l'addetto stampa di Jovanotti, che deve sapere tutto di musica, che deve sapere tutto del personaggio, e così come su Amnesty devi essere preparatissimo sulle te le tematiche che sponsorizzi, che sia appunto ambiente, immigrazione, vi ho fatto degli esempi, politica, devi risultare come fonte primaria per il giornalista. Cioè, nelle varie redazioni tutti devono sapere che se chiamano Lucia Ritrovato hanno delle risposte sicuramente più o meno certe su scuola, università e ricerca. Quindi devi essere, innanzitutto devi sempre stare sul pezzo, devi studiare. Per cui una giornata tipo come si svolge? La mattina presto, per essere un addetto stampa preparato, deve leggersi tutti i giornali. Noi per esempio abbiamo una rassegna stampa tematica, direttamente sulla mail ci arriva alle 8 di mattina tutti gli articoli che si occupano di scuola, università e ricerca e del ministro che curiamo. Così che noi arriviamo alle 9 in redazione, sappiamo esattamente quali sono i guai che sono scoppiati, le cretinate si è detto che erano scoppiate. Questo parlo soprattutto dei ministri precedenti, diciamo, che era abbastanza complicato da gestire. E su questo poi tutte le domande sono lecite, giustamente. Poi da lì comincia tutta la struttura, diciamo, della giornata.
E così devi sapere, devi monitorare tutte le TV, le radio, i telegiornali e soprattutto le agenzie che scorrono a fiumi ogni minuto, che ti danno tutte le informazioni sul tema. Poi di solito tu arrivi e non so, a parte rispondere a tutte le richieste dei giornalisti, c'è la giornata in cui devi fare un comunicato insomma, perché devi comunicare qualcosa. Non so, c'è il nuovo bando per la scuola, si è deciso di fare o di dare soldi alle scuole per la benedetta carta igienica che manca. Qualsiasi cosa, qualsiasi informazione che si dà, si fa un comunicato stampa e ora vedremo come si fa. Oppure, se la notizia è veramente una bomba, decidi di organizzare una conferenza stampa. Oppure riunioni tecniche. Le riunioni tecniche cosa servono? Sono le più pesanti, ma le più importanti, cioè devono aiutarti a informarti su tutto il tema. Per esempio, ho passato l'estate scorsa sul TFA, che è il tirocinio, cioè per chi vuole diventare diciamo insegnante, era la possibilità che c'era a tutti. Non so se c'è qualcuno che per caso l'ha fatto il tirocinio formativo attivo, però noi dovevamo sapere esattamente che cosa succedeva passo passo per comunicarlo al resto del mondo e nello stesso tempo per essere informati noi e informare i giornalisti. Quindi tu segui tutto il team del ministro che fa una riunione tecnica sull'argomento. La conferenza stampa. Diciamo, quando c'è una bomba di notizia da dare, si decide di organizzare una conferenza stampa perché si ritiene fondamentale. È un appuntamento che convoca i giornalisti per le iniziative, per esempio può essere prego, prego. Ciao, ben arrivati. Ben arrivato. È un appuntamento importante perché tu convochi i giornalisti per dare un'informazione che può essere i risultati di un'indagine, il lancio di un concerto, come vi dicevo prima, la nascita di un prodotto, chiarimenti riguardo qualche particolare avvenimento. Per esempio, le dimissioni del Papa le avete seguite tutti, insomma, mediaticamente è stato un momento importante. Padre Lombardi, che è stato bravissimo, insomma, il portavoce del Papa, ha convocato metodicamente delle conferenze stampa perché non voleva che uscissero informazioni sbagliate, preferiva lui andare in conferenza stampa con tutti i vaticanisti e dire sta succedendo questo, è un evento epocale, mai successo prima, vi dico man mano che cosa succede. Quella era naturalmente una notizia bomba per la storia, per l'Italia, quindi era normale, ma la conferenza stampa può essere indetta anche, assolutamente, noi facciamo l'esempio di un evento come può essere i laboratori che stiamo facendo. Si decide, che ne so, ma questo lo vediamo anche dopo e sarà anche un'esercitazione per noi, di programmare di qui a giugno una serie di laboratori, è una novità per San Giovanni Rotondo e San Marco, per esempio, si decide di fare una conferenza stampa qui e di dire c'è una programmazione, perché, per come, e dove, come, chi coinvolge, ed è importante da dare per quanto riguarda le persone. Quindi è fondamentale che ci sia non solo la convocazione di tutti i giornalisti, ma che ci siano poi di conseguenza delle uscite sui giornali, perché la conferenza stampa è un momento che coinvolge di più diciamo la stampa. È importante quando si decide di fare una conferenza stampa dove? Cioè a seconda di quello che si comunica, per esempio se è un evento culturale decidi di farlo in un teatro, se è istituzionale lo fai al Ministero dell'Istruzione o al Senato o alla Camera, se riguarda appunto qualcosa di istituzionale, se un'azienda lo fa nella sede della propria azienda, che sia l'Enel, che sia l'Eni, che tutte queste grandi aziende hanno un proprio ufficio stampa, lo fanno anche all'interno della propria azienda, così da attirare i giornalisti lì, di spiegargli innanzitutto, a molti organizzano anche delle visite interne post conferenza stampa perché danno una visibilità anche alla propria azienda, quindi devi essere anche strategico nel luogo in cui decidi di organizzarla. Il comunicato stampa è un testo importantissimo da scrivere, cioè la maggior parte ormai delle notizie che leggiamo sui giornali vengono dai comunicati stampa.
So che l'altra volta avete fatto delle esercitazioni anche riguardanti i pezzi e gli articoli di giornali. Stessa cosa vale per un comunicato stampa. Deve essere diretto, efficace, nell'attacco, nel titolo e nella scrittura. È a tutti gli effetti un articolo di giornale. Diciamo, il risultato efficace di un comunicato stampa, visto che i giornalisti ora, per pigrizia, per mancanza di fondi delle redazioni, non possono andare nei luoghi a cercarsi le notizie. Il risultato e il successo di un ottimo ufficio stampa è quello di scrivere un comunicato talmente figo che il giorno dopo, pari pari, lo ritrovi scritto su Repubblica, sul Corriere della Sera, sul Messaggero, eccetera, perché hai azzeccato il titolo. Quindi il titolo te lo riprendono in primis, non so, 7 genitori su 10 hanno utilizzato le iscrizioni online. Tac, Corriere della Sera, il giorno dopo era in terza pagina e per noi è stato un risultato. Noi abbiamo creato il titolo, abbiamo puntato l'attenzione su una novità che era appunto le iscrizioni e il risultato per noi era Corriere della Sera, che è il massimo giornale, il primo giornale d'Italia, che aveva esattamente il titolo del nostro comunicato stampa, con esattamente l'attacco nostro, cioè dicendo i numeri, perché sono quelli che piacciono tanto, quanti studenti si sono iscritti, perché, per come, che cosa hanno scelto, perché hanno ritenuto, insomma, fondamentale l'utilizzo insomma, delle iscrizioni o meno. Questo è perché, vi faccio l'esempio delle iscrizioni, perché è stata una cosa che, da un punto di vista di un comunicato, è stata efficacissima e per me rappresenta esattamente il comunicato stampa perfetto, cioè perché dà i dati, e i giornalisti impazziscono quando gli dai i dati, li metti insieme già nel titolo, quanti, appunto, quanti ne hanno utilizzati, hanno utilizzato le iscrizioni online, quanti genitori si sono recati fisicamente alle segreterie perché non avevano un computer a casa. Lo riempi di curiosità e il giorno dopo tu il tuo risultato l'hai ottenuto perché sei su tutti i giornali. Quindi, diciamo, la struttura di un comunicato stampa è un po' quello che vi è stato raccontato per l'articolo di giornale. Le regole del giornalismo le segue totalmente: il titolo efficace, l'attacco diretto, lo stile di scrittura semplice e immediato, e all'inizio deve esserci subito la notizia. Oltre la quarta riga il giornalista non leggerà assolutamente ed è già l'ho cestinato. Quindi in testa, proprio al comunicato, deve esserci condensata tutta la notizia. Dopodiché c'è l'invio e quello che si fa di solito in un ufficio stampa è il recall dopo. Chiami tutti i giornalisti di quella famosa agenda di cui vi parlavo, che voi avete ormai, cioè, siete amici e più che amici con i giornalisti che sentite ogni giorno, li chiamate e dite: oggi vi abbiamo mandato questo comunicato, che spazio avremo domani? Volete avere l'intervista di quello lì che ha creato il meccanismo dell'iscrizione online? Volete una dichiarazione del ministro su questo? Si cerca di pompare in modo che, insomma, il giorno dopo veramente ci sia il risultato. Quello che è fondamentale invece, insomma, per quanto riguarda invece che non vi ho detto, che ho saltato, l'organizzazione di una conferenza stampa, come si fa? Importantissimo per quanto riguarda quando abbiamo la super notizia. Per esempio, noi faremo un esperimento tra poco che è quello di organizzare una conferenza stampa su 5 laboratori di arte facendo. Decidiamo che di qui abbiamo un calendario, abbiamo una notizia, vogliamo organizzare una conferenza stampa. Le regole ve le ho dette. Prima di tutto, bisogna invitare i giornalisti, quindi crei l'invito stampa. Anche l'invito stampa deve essere un testo figo che deve, tra virgolette, arrapare il giornalista, come si dice in gergo, cioè proprio lo devi invogliare a venire e dire: guarda, devi esserci perché non solo vi presentiamo una super notizia, ma addirittura, cioè, avremo lì ospite Tizio, Caio e Sempronio, cioè un esponente, nel nostro caso può essere un esponente culturale, che decide di mettere la faccia per dire: ammazza, è veramente figa questa cosa che fate, in Puglia, per cui, voglio venire lì e dire: bravissimi,
ci sono, quindi può essere un attore della zona, un esponente culturale che decide di avallare la tesi e che tu, ufficio stampa, decidi di chiamare. Quindi convochi i giornalisti, diciamo. Di solito si fa anche 5 giorni prima, ma 5 giorni prima ormai i giornalisti sono saturi e si dimenticano, quindi anche 2 giorni prima va benissimo. Li inviti e scrivi subito l'informazione chiave dove a San Marco, qui la sede come si chiama? Qua, Arte Facendo di San Marco, alle ore 11, perché un orario c'è che piace molto ai giornalisti ed è sempre la fascia tra le 11 e mezzogiorno. Deve essere centrale, un posto centrale, non puoi decidere di organizzarlo in Culandia perché non ti verranno mai, non ci sono. E quindi diciamo in una fascia in cui, perché le 11, le 12? Perché si sono svegliati con calma, perché riescono ad arrivare, perché in redazione ancora non si è deciso quale sarà il tema del giorno, quindi arrivano all'1 in redazione e dicono: io ho seguito questa conferenza stampa, mi hanno dato delle ottime notizie, secondo me posso fare un pezzo su questo. E, è importante decidere dove si fa, quindi nell'invito stampa si deve precisare la zona, l'orario, come vi dicevo, e se è un evento culturale è importante scegliere un museo, un cinema, un teatro, un luogo simbolico che resta anche nell'immaginario. Dopodiché si organizza la conferenza stampa, quindi i giornalisti arrivano, che cosa trovano? Trovano il cosiddetto banchetto con gli accrediti. Quindi c'è l'addetto stampa che li accoglie e dice: ah, benvenuti, questa è la cartellina stampa. La cartella stampa deve contenere il comunicato stampa dell'evento e tutto il materiale divulgativo utile per i giornalisti. Adesso si sbizzarriscono, quindi video, brochure, slide, foto, di tutto di più. Ho seguito delle conferenze stampa bellissime, dove addirittura... non lo so, per esempio, una che mi ha molto colpito, che è stata quella del lancio del film della Disney, Up, non so se qualcuno di voi l'ha vista, quella del vecchietto con i palloncini, hanno ricostruito esattamente all'interno del Cinema Adriano a Roma, che è uno dei più grandi, la casetta del vecchietto con i palloncini, quindi tu insomma andavi lì, ti davano il gadget, ti davano esattamente lo scola acqua che c'aveva una serie di gadget che tu già lì eri morto, in più il CD con le frasi più belle del film, e così le potevi citare nell'articolo. Hanno invitato tutti i ragazzi con i nonni, si sono inventati questi perché l'immagine del film era quella, il nonno con il ragazzino che lo salvava in qualche modo, quindi si sono inventati che oltre ai giornalisti, i giornalisti si sono trovati un pubblico bellissimo, perché dopo, alla fine della visione in anteprima, noi giornalisti abbiamo potuto intervistare il vecchio, l'anziano, il vecchio insomma, con il nipote, e quindi avevi un pezzo perfetto, avevi direttamente le impressioni e le emozioni, e lì ho detto: sono stati veramente bravi quelli dell'ufficio stampa, ci hanno messo a disposizione tutto, ci hanno dato il film in anteprima, le frasi migliori già scritte, i numeri sempre della Disney. Nel comunicato avevamo: questo è il 5º film strafigo fatto con tutte le curiosità possibili su come era stato fatto in 3D, quindi riempire il comunicato di particolarità e di curiosità. Noi avevamo praticamente il pezzo già fatto. Torniamo a casa con i gadget, quindi tutti felici, torniamo a casa con le interviste, perché poi lì c'era naturalmente in un'anteprima, in una conferenza stampa importante, per esempio nel caso di un film come Up, c'era quello che aveva fatto la colonna sonora, e quindi tu hai una voce in più, hai quello che ha fatto gli effetti più fighi, hai, siccome avevano girato il posto, non mi ricordo, era in una cascata, in un punto fondamentale del film, c'era quello che ti spiegava esattamente quando sono andati lì a riprendere le immagini, che cosa è successo e come l'hanno riprodotto sul computer. Insomma, è stato una cosa a 360 gradi. Ma l'ufficio stampa, dovete tenere presente questo, che può benissimo, ma anche l'ufficio stampa della COP, per dirti, se non comunica che a Pasqua fa, una vendita speciale di voi di Pasqua,
e il ricavato lo dà in beneficenza. Se non ha non fa un comunicato stampa dove lo scrive, nessuno lo saprà mai, nessuno sarà invogliato ad andare alla Coop a vendere, insomma, e a comprare. Quindi è fondamentale da questo punto di vista l'ufficio stampa della Coop, così come quello di Artefacendo, così come quello del Ministero che deve comunicare questo, così come quello della Pixar o di Jovanotti che ha appena lanciato il suo tour e ha fatto una, insomma, farà, mi hanno detto, una bellissima conferenza stampa. Quindi poi, cioè, ci sentiremo anche per vedere se veramente è stata figa. Quindi vi ho dato, diciamo, in questo senso, gli elementi fondamentali. Assolutamente di come si fa un comunicato stampa, l'invito stampa, la conferenza stampa e quindi il lavoro totale dell'ufficio stampa. Avevo portato anche diciamo, vi faccio vedere proprio i due comunicati di cui avevo parlato. Per esempio, questo qui, sì. Quello lì sulle iscrizioni di cui vi parlavo, noi abbiamo fatto una cosa di questo tipo. Il titolo, scuola, si chiudono con successo le iscrizioni online. Il numero, che è una cosa che colpisce molto, quanti milioni di domande si sono registrate? Il 99,3%, il 70% delle famiglie ha scritto i propri figli da casa. Questo è stato il titolo che il giorno dopo abbiamo avuto su tutti i giornali. E subito, concluse nei tempi stabiliti le procedure online per l'iscrizione alle prime classi, eccetera, secondo i dati, le domande, abbiamo scritto esattamente la notizia subito. E questo è stato un comunicato efficace. Un altro che vi volevo mostrare invece è un invito stampa per farvi capire invece come devi, tra virgolette, invogliare a venire a una conferenza stampa. A dicembre, mi sono inventata, diciamo, nel ministero, ho fatto tipo un anno di studi dentro la biblioteca del ministero. Potete immaginare che dalle pagelle antiche ai libri, agli abaci e agli abecedari è un'infinità, è un pozzo di notizie incredibili ed è stata una cosa bellissima. Le tracce della maturità. Quanti di voi non ri la ricordate la vostra traccia della maturità? No, io praticamente ho avuto questa opportunità, per me è stata una cosa veramente bella, di andare, perché il Ministero ce l'ha, tutto il, diciamo, un, come dire, un archivio, ma cartaceo, quindi dal 1940 in poi, di tutte le tracce della maturità. Quindi abbiamo fatto un lavoro per cui i giornalisti sono, tra virgolette, impazziti, perché io ho pensato... Cioè, io sono curiosa di sapere nel 1968 qual era la traccia della maturità. Quindi questo è un lavoro che per esempio già organizzo per la maturità prossima, che è un momento in cui si crea il massimo dell'apoteosi di attenzione sul Ministero dell'Istruzione, vengono lì telecamere, eccetera, perché vogliono sapere in anteprima le tracce e tu non gliele puoi naturalmente dire, però è carino far vedere che ne so, qual è la traccia dell'anno del ministro che c'è. E quindi... Praticamente sono riuscita da questo, soprattutto dalla raccolta di abaci, abbecedari, libri antichi, i pennini, cioè c'è di tutto nella biblioteca del Ministero, a fare una mostra sulla scuola. E quindi a gennaio, no, a dicembre, abbiamo deciso, il ministro contento di questa iniziativa, ha detto sì, Lucia, va bene, facciamo una mostra, ti do questa opportunità. E quindi abbiamo invitato i giornalisti a vedere la mostra. Allora mi sono inventato un titolo, perché ho trovato il primo libro cuore in braille. Quindi già il libro cuore nell'immaginario di tutti era una cosa. Poi figurati, trovato in braille. Allora abbiamo fatto dal libro cuore alla lavagna digitale. Ed è stato un titolo che è andato tantissimo, perché abbiamo ricreato all'interno del ministero una classe 3.0 ormai. E quindi con la lavagna digitale, le LIM e tutto quanto, e in più la lavagna, quella a cui ancora insomma siamo stati anche abituati noi, quella con la cioè, col coso verde, il gessetto, il coso in legno, il crocifisso in legno. Quindi i giornalisti entravano e trovavano già lì due esempi di classi, come sono diventate, come eravamo e come erano diventate. E quindi da questo si è capito anche il titolo. Il MIUR mette in mostra i tesori della sua biblioteca con un percorso aperto ad alunni, docenti e cittadini tra antichi registri, pagelle storiche, abaci e abecedari. Da questo titolo,
non sapete quanti giornalisti mi hanno chiamato solo per il titolo, quindi è stata un'esperienza concreta, perché hanno cominciato a dire: ah, ma questi registri come sono? Ma le pagelle, posso fare un video solo sulle pagelle? Ma mi trovi una pagella con lo zero spaccato? Mi trovi? E cioè, di lì io ho detto: guarda, ho capito che potevo fare anche, e di lì è stato importante la conferenza stampa, un CD con tutte le foto più belle della mostra, che loro hanno fatto, per esempio Repubblica.it, Corriere.it, ha messo online le foto, quindi ti devi ingegnare in questo. Una videoclip, per esempio, una cosa molto figa che c'è adesso, che su Twitter va tantissimo, è un'applicazione che praticamente sono riuscita a utilizzare per un'altra mostra, non per questa, Vine. Non so se la conoscete, che in 6 secondi tu clicchi e racconti una conferenza stampa o un avvenimento. È fighissima perché praticamente tu, un'app che puoi scaricarti, clicchi e quindi decidi in 6 secondi di raccontare un avvenimento. L'abbiamo utilizzato anche in campagna elettorale, è stato fighissimo. Figurati in una mostra dove tu clicchi l'inizio della mostra, decidi 6 immagini che vanno. E sono andate tantissimo su Repubblica, perché ormai, cioè, il testo va bene, il cartaceo va bene, ma devi essere molto più figo, devi lanciare, devi andare su Twitter, su Facebook e devi far rimbalzare la notizia. E quindi qui, oltre ad aver dato in questo invito stampa il titolo, la curiosità, quindi, per esempio, lanciare anche rendere il Palazzo dell'Istruzione una vera casa della e per la scuola italiana è anche un concetto che è piaciuto molto. Quindi devi inventarti le cose che già sai che ai giornalisti potrebbero piacere. Quindi, dal Libro Cuore alla Lavagna Digitale, domani alle 10, alla presenza del ministro Francesco Profumo, scusate, quindi dare le informazioni al piano terra del Miur, anche insomma, eccetera, l'esposizione realizzata grazie a, eccetera, e poi racconti tutte le particolarità della biblioteca e il percorso della mostra. Gli accrediti, bisogna sempre scrivere, i giornalisti, i fotografi che vogliono seguire l'evento devono organizzarsi mandando una mail a UF Stampa, eccetera. Quindi da questo più o meno spero che abbiate capito come si organizza, diciamo, è l'importanza di un comunicato stampa, così come l'importanza di avere ormai un ufficio stampa. Per esempio, e quindi andiamo poi alla ciccia della cosa, se noi decidiamo di fare adesso, di dedicare per concludere questa sezione, abbiamo mezz'ora, così poi ci dedichiamo ad altro, facciamo degli esempi concreti di organizzazione di una conferenza stampa, partendo diciamo, mi sono venute due idee su cui possiamo ragionare e divertirci, diciamo. Una mi è venuta da Mariano, che mi ha detto che un nostro amico ha deciso di vendere online, correggimi se sbaglio, i prodotti pugliesi. Ok. Ha creato un sito www.gustogargano.com, quindi è già avanzato. Però facciamo un esempio, per così capiamo concretamente che lui ci chiama e ci dice: ragazzi, io ho bisogno di un ufficio stampa perché ho deciso di organizzare una vendita online di prodotti. Come possiamo aiutarlo? Qui ci dobbiamo esercitare, a seconda di quello che abbiamo detto. Allora, nessuno ancora sa questa notizia, facciamo finta che questo non esiste, che non c'è ancora il sito. Lui dice: io ho messo su questo impianto. Come possiamo comunicarlo al meglio? Allora, su questo, cioè, dobbiamo creare proprio, facciamo finta che noi siamo il suo ufficio stampa. Quindi dobbiamo creare innanzitutto l'evento di lancio, no? Quindi organizzare la conferenza stampa. Secondo voi, una conferenza stampa diciamo che è un'associazione che vuole vendere online, dove si potrebbe organizzare fisicamente? Vi ho detto che è importante scegliere il luogo. Un luogo simbolo, allora, di San Giovanni decide di vendere prodotti pugliesi, un luogo simbolo che può attirare, è il primo che a San Giovanni Rotondo e nel Gargano si inventa questa cosa, la produzione online.
dobbiamo cioè, la notizia c'è, perché come prima cosa, quando qualcuno vi convoca e vi dice voglio l'ufficio stampa di questo, che cosa devi fare? Ti devi informare di tutto, tu devi capire il massimo delle notizie che puoi dare su questo. Allora, fai un'indagine di mercato, è il primo che lo fa sul Gargano, è già il titolo, il primo sul Gargano che si inventa la produzione, la vendita online di questi prodotti. Poi ti informi, non so, quali sono i prodotti? Decidi. Quindi, non so, olio, limoncello, mandorle, carangi, qua ci sta, nella foto c'è di tu, marmellate, eccetera. Mi verrebbe subito in mente da chiedere quali prodotti sono, perché devono essere, cioè la gente deve essere invogliata ad andare online a comprarli questi. Biologici, mettiamo che sono prodotti biologici, li spacchi, hai già il secondo titolo dell'invito. Sei il primo che vende prodotti online, che è già una novità per il Gargano e per la Puglia. Secondo, puoi dire sono prodotti biologici, quindi tu devi andare lì e trovi quelli biologici e li puoi avere direttamente a casa. Altro concetto che piace tantissimo ormai. Dove? Scegliamo il posto. Queste sono già prime notizie che insomma possono essere accolte. Questo è figo, però allora, questo è figo se è un, se non tira vento, se metti la navetta, bravissimo, assolutamente. Deve essere raggiungibile questo sempre, devi mettere, se non è raggiungibile la navetta, assolutamente è una delle cose. Però ecco, un posto assolutamente che può essere una bella masseria, che non sia già un marchio, nel senso che magari, se ci dice Fortuna, praticamente lui ha una masseria da cui prende i prodotti. Perfetto. Chiamiamo i giornalisti. Che orario? Bravo, bravissimi. Certa. Convochiamo i giornalisti alle 11 nella masseria dove lui prende i prodotti. Chi potrebbe essere, diciamo, un personaggio che può attirare ancora di più l'attenzione, oppure può dare valore e risalto a questa conferenza stampa? Perfetto, un esperto di prodotti biologici che spiega la differenza tra il prodotto normale, tra il comprare un prodotto normale e il comprare un prodotto biologico. Il pagare di più perché? Diciamo, se è pagare di più. Io chiamerei anche un esperto non so, di vendita online. È una curiosità, perché uno della masseria di Tizio, deve vendere online? Non lo so, potrebbe essere un'altra cosa. Assolutamente ci metterei la degustazione dei prodotti. Cioè, la degustazione dei prodotti spacca, è già vinto e i giornalisti sicuramente parleranno di quel prodotto, quell'altro meglio. Una curiosità in una conferenza stampa del genere sarebbe, per esempio, se la marmellata la fa una signora del posto, io farei descrivere come fa la marmellata. Cioè, potrebbe essere una cosa che sicuramente, questo per quanto riguarda la conferenza stampa, tu hai già creato il luogo, l'ora. E hai praticamente già tre personaggi che possono dare risalto e possono creare la curiosità del giornalista. Concludi con la degustazione, è fatta. Per quanto riguarda la conferenza stampa, quindi diciamo l'invito stampa che deve contenere. Il titolo è, non so se è Gusto Gargano apre la prima masseria online che vende prodotti online, la prima masseria del Gargano che vende prodotti online. Qui è fondamentale quali giornalisti chiami, perché come vi dicevo è importante i giornalisti di settore, quindi non devi chiamare solo la Gazzetta del Mezzogiorno X. Mandi l'invito a info@gazzettadelmezzogiorno.com, cioè sei sicuro che non viene nessuno? No, tu chiami, perché è fondamentale il rapporto, chiami e chiedi, ma chi si occupa di enogastronomia da voi? Ah, si occupa Mario Rossi, che è famosissimo ormai, fa tutto Mario Rossi, paga il 5 per 1000, cioè fa di tutto.
Ah, Mario Rossi viene qua, figo. Allora, niente, a lui, insomma, gli spieghi, domani ci sarà questa cosa, te ne puoi occupare, eccetera. Quindi chiami tutti quelli che si occupano, chiami tutte le TV locali, quelli che si occupano di gastronomia. Il passaggio e il successo del tuo ufficio stampa qual è? Quello di uscire dalla Gazzetta del Mezzogiorno e arrivare al Corriere della Sera, cioè di fare un lancio che sia più importante. Devi chiamare tutti gli esperti di settore, le riviste online, le riviste che si occupano di questo, che ne so, di olio, cioè, ce ne sarà, di cucina. Penso che. Perché ci puoi arrivare al Corriere? Come no? Perché c'è una sezione cucina. Figo, perché no? Perché non potrebbe essere interessato a quello? Oppure fai il profilo della signora gli fai il video durante la conferenza stampa, la signora che ti fa vedere, e dai come contenuto nella cartella stampa. Il video che per Repubblica.it, Corriere.it può essere che non devono manco venire lì, tu hai già risolto perché glielo mandi il giorno prima, gli fai preparare il pezzetto e c'è il giorno dopo la signora online che ti fa la marmellata dal Gargano. Cioè, quindi devi inventarti nella cartella stampa delle cose che ormai sono, cioè, proprio cucinate per loro, cioè deve essere già tutto pronto. Quindi. Ora, cucinato in questo caso. E poi fondamentale è ormai il passaggio sui social. Non c'è niente che prescinde dai social ormai. Cioè, non c'è niente che non vada su Facebook e abbia un'amplificazione incredibile. Non c'è niente che non vada su Twitter e viene rimbalzato dal grande giornalista, editorialista della stampa non so, alla massaia che ti segue. Cioè, ormai tutto è social. Quindi se tu crei un hashtag su questo e va su Twitter, prodotti bio dal Gargano, cioè, e lo mandi, mentre c'è la conferenza stampa, c'è un addetto stampa che dice l'esperto parla dalla masseria tot e fai l'hashtag e crei comunicazione già all'interno della tua conferenza stampa. Quindi deve essere, diciamo, a 360 gradi. Quindi questo è il primo successo. Diciamo che tu hai creato la conferenza stampa nella cartellina che ci mettiamo. Vi ho dato già delle idee. Cioè, quindi la conferenza stampa già viene abbastanza figa perché la fai in una location bella. I giornalisti li convochi alle 11, tutti quelli di settore, come abbiamo detto, ma poi informi tutti. Poi, quando arrivano, tu gli devi dare la cartella stampa che deve avere il comunicato. Comunicato che in questo caso deve essere condito, che la cosa sarebbe anche divertente da scrivere, di tutti i dati possibili e immaginabili che ci possiamo mettere nel comunicato, per esempio. Cioè, allora, immaginate quello che avete studiato. Abbiamo già dato un titolo, è il primo che si occupa di questi prodotti, quindi lo mettiamo nel titolo del comunicato. Dopodiché devi descrivere i prodotti. Cioè, perché hai deciso di vendere? Cioè, nell'attacco, e questa potrebbe essere la cosa principale da mettere, parte la prima diffusione online di prodotti pugliesi dalla masseria Gorgoglione. Di lì, questo è l'attacco, dopodiché devi dire che cosa vendi e quindi li inizi a elencare, come io ho elencato lì, abaci, abbecedari, registri, tutte le curiosità che tu dici. Cioè, è fighissimo, vado in questa mostra e trovo tutte queste cose. Stessa cosa devi fare per i prodotti. Cioè, dal carangio fatto da nonna Pina al limoncello fatto da mamma Michelina, quello. Cioè, trovi tutte queste cose e quindi li elenchi e fai un elenco di tutto quello che c'è. Dopodiché scrivi il perché hai deciso di metterli online, dove li trovi, il sito e descrivi il sito. Cioè, il sito io adesso non lo conosco, però penso sia diviso in sezioni e descrivi il sito. Dopodiché, come fai a comprare i prodotti? Cioè, ed hai fatto il comunicato. La cosa fondamentale post conferenza stampa, che cosa devi fare? È il pomeriggio chiamare tutti e accertarti che il giorno dopo scrivano un pezzo. Questa è la parte più rognosa e più difficile. Cioè, nel senso che finita la conferenza stampa tutti dicono: ah, figo, ho magnato, è quello che. Cioè, ok, però il risultato per l'ufficio stampa è che il giorno dopo, dal pezzettino piccolo della Gazzetta del Mezzogiorno a quello più impegnativo, che può essere il risultato su Repubblica, ci deve essere. E
quindi tu li devi chiamare e devi accertarti che loro il giorno dopo scrivano, eccetera. Diciamo, però noi vorremmo che ci fosse questo titolo. Cerchi di mediare e di portare a casa il tuo risultato. Questo è per quanto riguarda, per esempio, un'organizzazione su un tema come questo, che è curioso ed è figo, cioè è bello da raccontare. Lui non ha fatto una conferenza stampa, non ha fatto un comunicato. Questo, cioè, porta, questo è l'importanza della comunicazione, che la stragrande maggioranza della gente non sa dell'esistenza. Per esempio, se già lo metti su San Giovanni Rotondo.net e ti fai un comunicato per dirti già il sangiovannese è curioso di vederlo, però per dirti come è importante la comunicazione basilare e avere un ufficio stampa da questo a una cosa più importante come può essere il Ministero dell'Istruzione, appunto. Un altro esempio che vo vi volevo fare, questo per quanto riguarda, cioè abbiamo capito come si fa, diciamo, il comunicato per quanto riguarda, per esempio, loro, è fare la stessa cosa sui laboratori, per esempio, cioè questo evento dei laboratori, se era non so, avevamo un calendario stabilito, io non so se è stato fatto un comunicato su questo, però, per esempio, voi nella cartellina avete, ci cioè, ho visto questo foglio qui, che dice il programma delle lezioni. Se volevamo fare di questo un comunicato, era facilissimo e aveva anche forse il triplo della risonanza. Nel senso che quando decidi di fare dei laboratori, per esempio, se aveva la notizia di 5 laboratori certi di qui a giugno, vogliamo comunicarlo al resto del mondo, perché lo facciamo? Quanto è importante? E quindi decidi di mandare a tutti i giornalisti in questo caso che si occupano di scuola, no, di scuola, scusami, scusate, di cultura in generale, dire da tot a tot partono i laboratori, sono, insomma, sono un branco di laboratori dal basso, cioè praticamente questa è una sezione particolare di laboratori dal basso, quindi dà informazioni su che cosa sono i laboratori dal basso, si fanno qui perché, chi li ha ideati e come. Dai anche delle informazioni che non c'è bisogno di fare la conferenza stampa, però descrivi i moduli e lo dici, poi può essere ripreso sul sito locale, come può essere ripreso sul giornale, questo cioè è. Mandando su laboratoridalbasso.it. Sì. Cultura si tinge di impresa, sì, dovrebbe essere questo. Ti dicevo, la domanda che volevo farti, e mi puoi rispondere tranquillamente, ovviamente alla luce della tua esperienza e tranquillamente integrando la risposta nel tuo intervento, come meglio preferisci, quando un nostro comunicato, che evidentemente noi non abbiamo un ufficio stampa professionale, per cui ci ingegniamo e Però abbiamo avete visto pensato. che basta, cioè noi da questo, lui non ce l'ha un ufficio stampa, però da oggi può andare Mariano e dirgli guarda che basta veramente poco. Perfetto, la pagina su Facebook è già comunicazione pura in questa fase, perché se tu già lo fai online hai già capito il meccanismo, cioè hai capito che la gente va su internet e vuole i prodotti buoni, vuole, insomma, scusa. No, figurati, intanto ne approfitto anche per dirti, per rispondere a una domanda che tu hai fatto precedentemente. Questo laboratorio è stato concepito dal basso, appunto, e nel nostro caso, nel caso del territorio garganico, da associazioni culturali che
che durante l'arco dell'anno propongono diverse attività e azioni culturali e nella stragrande maggioranza dei casi non hanno uffici stampa strutturati, professionali, eccetera, si ingegnano. Per questo ti dicevo, per noi è stato importante, ringraziamo Arti che ci ha dato questa possibilità di fare questo laboratorio, perché confrontarci con chi come te lo fa di professione ci consente di acquisire molti elementi importanti per aggiustare il tiro dei nostri comunicati, delle nostre azioni, e infatti qui potrai sicuramente andare già a spulciare degli errori se scorri sotto. Nel frattempo l'altra domanda che ti volevo fare è questa: quando diamo per assunto o per assurdo, che dir si voglia, che il nostro comunicato è abbastanza buono, questo qui non lo so se era una, non ricordo se è un comunicato ripreso, perché potrebbe darsi, comunque adesso lo leggiamo insieme. Quando abbiamo ci viene il nostro comunicato non suscita interesse, cioè c'è diffidenza, freddezza, indifferenza, dando per assunto che comunque il comunicato è buono, che si tratta di un'azione importante, magari perché, come dicevi anche prima tu, di azioni importanti se ne fanno diverse. Secondo te come si potrebbe cercare di forare quel muro di diffidenza, indifferenza, a parte la classica telefonata? Allora, in questo, per esempio, in questo che vedo vostro, allora va benissimo l'attacco al via il laboratorio dal basso, gratuito, aperto a tutti, finanziato da Bollenti Spiriti ed Arti Regione Puglia, ok. La curiosità per cui uno potrebbe e dovrebbe venire qui è che immagino, cioè, che poteva invogliare insomma questo comunicato, oltre a ad avere il successo di andare sui giornali, doveva avere il successo di avere persone. Sì. Quindi tu dovevi spiegare innanzitutto perché questo è importante. Questo dà un valore alla Puglia che investe in cultura. Quindi io avrei puntato molto su questo, cioè sull'importanza di investire da parte della regione sulla cultura e sui giovani, sui talenti della Puglia in questo caso. Quindi chi ci sta, perché si fa una cosa del genere, oltre a ripetere gratuito e aperto a tutti i giorni, già scritto al terzo capoverso è già un errore, questo proprio che lo vedi appena lo apri, dici no, ma che ripeti la stessa informazione, usa un'altra parola anziché laboratorio, perché laboratorio? L'avrei condito di più informazioni curiose ed emotive. Diciamo, è fondamentale che nell'attacco uno sa quando si fa, dove si fa e, come vi ho detto, subito, eccetera. Però poi, insomma, per sempre appunto, diciamo, coinvolgere i giornalisti e la gente in questo caso, perché oltre al successo di andare sui giornali devi essere un po' in questo caso furbo e quindi dire, cioè fare una sviolinata in questo caso a chi ha investito in tutto ciò, perché non è una sviolinata, è anche vero, cioè si investe in cultura, chi è che lo fa? Pochissime regioni, forse siamo l'unica regione che ha questa cosa, avrei fatto un'indagine di questo tipo. Le altre regioni fanno questi laboratori, investono su giovani da 30-40 anni che vogliono studiare questo? Era una curiosità, sto pensando, cioè avrei ragionato un po' così, da fare un lavoro soprattutto sui media locali, che dicono, cavolo, la Puglia è l'unica che investe su questo, le altre regioni no, devi crearti tu la notizia. Quindi in questo senso, per tra virgolette spaccare sui giornali, anche quando non c'è notizia, l'unica cosa sta a te, come nel caso di questo qui, dire siamo il primo del Gargano che si inventa una cosa del genere. E tu già perlomeno un successo sui media del Gargano ce lo devi avere, per forza, perché sei il primo. Però devi essere curioso al punto da andarti a cercare la notizia. Ma questa è una difficoltà anche per chi, cioè per dirti, di un ministero, cioè nel ministero non è detto che quello che comunichi poi va, perché
ha parlato il ministro. No, col cavolo. Cioè, anche quando tu hai fatto una rivoluzione digitale come l'ha fatta Profumo quest'anno, per comunicarla, per dirla, cioè è stata una tragedia, perché praticamente va, e sui giornali purtroppo funziona che va di più l'attacco politico, va di più che non, nel caso del ministero, che è fighissimo, dobbiamo raccontare sempre che c'è, ci sono migliaia di giovani qua sotto al ministero che c'è, cioè una cosa buffissima che mi è successa quest'anno, che c'è stata una contestazione fortissima. Allora arrivano tutti, cioè mi chiama il mio capo e mi dice: ah, va a vedere giù chi ci sono. Questi giovani dicono che fortissime, le agenzie stanno dicendo il ministero preso d'assalto dai giovani, dagli studenti. Scendo giù e sentivo i ragazzi gridare: Alessandro, Alessandro. E io ho detto: ma chi è Alessandro? Cioè, ho detto, avevano anche sbagliato il nome del ministro, cioè Alessandro Profumo e non Francesco Profumo, prendendo come esempio Alessandro Profumo, che insomma è un altro personaggio che abbiamo in Italia. Quindi, per dirti, non sapeva, cioè ho chiamato i giornalisti e ho detto: scusate, venite qui, cercate di capire questi di che cosa si stanno lamentando, e non dire che siamo asserragliati. Cioè, capisco Gelmini, che ha fatto due riforme che potevano non essere così condivisibili e tutto quanto, quello che si può dire, però questo ministro non ha fatto una cavolo di riforma, questi non si sa perché stanno qua, sbagliano il nome, cioè mi cancellate la notizia, cioè c'è la Repubblica col primo titolo, assalto al ministero, ma de che? Cioè erano cinque persone, però fino a che non scendi giù, non li chiami, non li dici, per cui anche lì c'è una difficoltà di far comunicazione da questo punto di vista, che non è scontato, perché devono amplificare, per cui nella scuola non c'è mai la carta igienica, mai, cioè poi va nelle scuole e questo è un caso, cioè noi abbiamo fatto degli studi, per cui cioè degli studi, cioè abbiamo proprio dei dati, per cui è una scuola su non si sa quanto, cioè è lì, tu dici non è possibile, però sul giornale va a quella scuola e quella scuola fa notizie, fa campagna elettorale e fa, a noi il ministro dell'istruzione esce sempre come quello che non dà soldi per la carta igienica nelle scuole, è un dato di fatto, non riesci proprio ad andare oltre, tu dici, chiami i giornalisti e dici sì, ma è una scuola su 25, non gliene frega niente, quella scuola fa la notizia. E tu hai fallito, perché il giorno dopo l'immagine sua è rovinata, l'immagine dell'ufficio stampa pure, perché non riesce a far passare un altro tipo di informazione. E quindi questo è completamente nel gioco politico, purtroppo, che vedremo poi nella seconda parte, che da questo punto di vista sarà più interessante, però... La grandezza, diciamo, di un ufficio stampa è quella di cercarti una curiosità, anche una o due magari, che veramente crei tu la notizia. Qui la notizia può essere che siamo l'unico, non lo so, siamo gli unici che in Italia investono in questo. Ci sono altri laboratori che fanno questa cosa? Chi viene? Cioè, l'avrei condita con tante curiosità, cioè nel senso che non è... non è solo chiamare i giornalisti o che è incapace o che non ti vogliono ascoltare, è che devi dargli proprio la ciccia, perché potrebbe essere l'incontro della parrocchia questo, come invece è una cosa diversa. Tu devi far capire che c'è una qualità dietro l'organizzazione e devi fargli capire che ne so, con dirlo anche di dati, verranno tutte persone dai 30 ai 40 anni, sono persone pugliesi, cioè riuscire in qualche modo a... No, ti ringrazio, risposta esauriente, molto efficace per quel che mi riguarda, per cui grazie, inviterei altri se hanno esigenze legate alla propria esperienza o no, anche se avete curiosità rispetto a un ufficio stampa, cioè che può essere quello la differenza tra uno istituzionale, uno, cioè se avete qualsiasi tipo per esempio anche questa. La gestione. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, per esempio io ho dovuto purtroppo gestire anche la gestione di una crisi di un comunicato sbagliato, voi ricorderete la storia dei neutrini, no? Era questa la domanda. Posso spegnere? Si deve spegnere? No. Allora, le domande erano proprio queste due. Una, la differenza secondo te, dalla tua esperienza, di un ufficio stampa istituzionale da un ufficio stampa di un'associazione, di un'azienda. Mm-hmm. E la seconda, se ci racconti un po' come la storia dei neutrini, come avete gestito quella situazione che è stata abbastanza complicata proprio dal punto di vista. E anche come è nata, sì, grazie. Allora, praticamente...
Allora, la differenza tra un ufficio stampa istituzionale e uno di un'associazione è nella parola istituzionale, nel senso che ti puoi, tra virgolette, con un'associazione sbracare di più nelle idee, nelle cose che ti possono venire, nelle curiosità che puoi tirar fuori, come può essere appunto l'esempio che abbiamo fatto, è stato calzante, cioè tu non è che ti puoi inventare una degustazione con un ministro. Però nello stesso tempo nell'istituzionale c'è il fatto che tu unito a un'informazione che non puoi sbagliare, c'è l'immagine di un ministro, in questo caso di un presidente del Senato, perché può essere il presidente del Senato o un presidente del Consiglio che c'ha l'ufficio stampa di Palazzo Chigi. Quindi diciamo la tua informazione è strettamente legata alla figura del personaggio che rappresenti, e quindi non puoi sbagliare, e il danno che fai di immagine è diciamo eccessivo, e quindi ha una forma e un modo anche di scrittura che è totalmente diverso da quello di un'associazione per certi versi, perché per esempio diciamo un comunicato stampa di un ministero è istituzionale proprio già nell'intestazione, nella forma, però le regole sono sempre le stesse, cioè le regole sono quello, con la dichiarazione del ministro, la dichiarazione del presidente dell'associazione che devi mettere sempre nel comunicato, quindi da quel punto di vista le regole che devi utilizzare sono quelle, ma è fondamentale il fatto che tu ti leghi a un personaggio istituzionale, per cui non puoi inventartela tu la dichiarazione di mo ci inserisco due frasi di Profumo che dice è tutta figa la digitalizzazione, no, vai da lui, la controlli, la ricontrolli, la ricontrolli. Questo è il dramma di quel famoso comunicato stampa, che nasce assolutamente non da un errore del ministro Gelmini in quel caso, ma da un errore che, come poi è stato abbondantemente scritto, del portavoce in quel caso, che non è, insomma c'è stata una collisione brutta, perché è stata così, tra l'informatore in quel caso che ci diceva il ministro deve parlare su questa scoperta importante, ci ha dato un'informazione che abbiamo scritto in quel modo che era sbagliato, nessuno l'ha rivista, era uscita a suo nome, e questo ha creato nel giro di pochissime ore un danno terribile di immagine a lei, che non abbiamo più recuperato, e perché fondamentalmente c'è stato un errore di risposta. Allora è andata così, esce fuori il comunicato, esce fuori sbagliato, perché quello insomma, è un dato di fatto, esce sbagliato, non è stato rivisto, quindi sempre rivedere correttamente, soprattutto se è una cosa tecnica di cui tu non ti occupi ogni giorno dei neutrini, quindi anche tu puoi essere esperto quanto vuoi, ma lo devi far rivedere e rivedere dagli esperti, quindi errore di velocità, perché la differenza tra un'associazione e un personaggio istituzionale è proprio questo, che tu viaggi sui secondi e lì sei fregato. È come quando sei in macchina con il Presidente del Consiglio e si dimette il Papa e tu devi dare una risposta. Cioè, e tu stai lì che lo guardi e dici, mo che me invento? Cioè, oltre al sentirti tipo Ellie McBeal che ti vuoi sotterrare, perché cioè, dici, ma non è mai successo nella storia, ma giusto io me dovevo trovare qua, porca vacca. E quindi il gelo profondo, però sai di non poter sbagliare, di aver 5 secondi, 5 per dare una risposta a lui, che la deve dare a tutti i media nazionali, che dopo un secondo è titolo di tutti i giornali. Quindi la velocità ha fatto un danno lì, non è stato rivisto il comunicato. Dopodiché l'errore fondamentale è stata la risposta. Allora tu ti puoi accorgere di aver fatto un danno, ma non puoi dire polemica ridicola e priva di fondamento. Non puoi rispondere così, quando a scatenare il tutto è stata la rete, perché non è stato mica il giornalista che ha guardato i giornalisti hanno dato tranquillamente la notizia. A me il link, cioè, di un errore mi è arrivato dalla rete, cioè io mi sono trovata invasa la mail, ma dopo ore, dai ricercatori che pian piano sotto banco hanno montato cioè hanno detto, ma che cavolo ha scritto, che cavolo ha scritto, che cosa ha detto Gelmini, perché poi naturalmente era. Quindi dalla rete è partito il tutto,
dalla rete siamo arrivati che i giornalisti si sono accorti della cosa. Nel momento in cui i giornalisti si sono accorti della cosa, quindi eravamo ormai totalmente invasi di informazione, sbaglio è stato la risposta dell'ufficio stampa di dire che era una polemica infondata e ridicola. Questo ha amplificato e fatto incazzare ancora di più, quando invece bastava con una battuta che avrebbe reso anche lei molto più simpatica, molto più vicina alla gente, dire: c'è stato un errore, sappiamo benissimo che non c'è nessun tunnel, lo sappiamo, lo so io come lo sa il bambino di quinta elementare, basta, cioè finita così. Quella era una scelta di comunicazione, era una scelta di... Il secondo comunicato è stato l'errore principale, che no, lei non ha assolutamente avvallato, e che è stata una scelta, però lì è l'errore, è la testa che è saltata poi del suo portavoce. Per cui tu hai una responsabilità tripla nell'immagine di un ministro che è già rovinato, perché è rovinato, cioè noi non siamo riusciti più a dire, non è più emerso, hanno fatto i cartelloni, hanno fatto di tutto, noi ci siamo ritrovati sto tunnel dappertutto, ma cioè è stata un'esperienza da vivere comunicativamente, cioè ti dico, io ho dormito dopo una settimana, ma perché le informazioni, cioè abbiamo visto una notizia così diventare prima notizia del TG1, cioè era una cosa impressionante. Sì, quella volta era proprio un assedio terribile, ma lì è stato appunto quello che io ho imparato da un'esperienza, è la fretta, mai, anche se è una cosa fondamentale, eccetera, ti prendi quei tuoi 5 secondi anche se devi viaggiare purtroppo su, cioè, quindi non puoi essere un tipo ansioso nel fare questo lavoro, cioè l'ansia la devi assolutamente un attimo mettere da parte e dire ok, devo essere lucida rispetto a quello che sto comunicando a tutto il mondo, lo sto facendo dire a un personaggio importante, quindi e soprattutto devi essere bravo nel momento in cui c'è un errore anche a gestirlo quell'errore, e l'ironia in quel caso avrebbe fatto un danno assolutamente positivo a lei, cioè nel senso che finalmente forse lei si sarebbe resa... Sì, è un danno positivo, nel senso che da un danno lei sarebbe riemersa dicendo, facendo veramente una battuta, dicendo ok, stronchiamo tutta questa cosa. Quindi questo è. Se avete altre curiosità, se no chiudiamo questa parte riguardante gli uffici stampa, l'ufficio stampa in generale, e possiamo dopo una pausa invece buttarci sulla campagna elettorale, che è stata anche quella molto comunicativamente molto molto figa.